Eccoci qua. Torniamo, siamo in diretta, come dico sempre scrupolosamente. Ingrid se lo ricorda, meno male se lo ricorda ancora. Allora Ingrid, aspettiamo che si è assentato un attimo Marco, così, la tua esperienza di mamma. Ah, fantastica. Ancora presto per dirlo? No. Perché adesso dorme, mangia e dorme. Adesso, mangia, infatti, dorme. Dicevo a lui, è bravissima al momento, insomma, i ritmi sono fantastici. All'inizio ogni 3 ore mangiava, dormiva benissimo. Adesso ancora meglio. Quindi, è una coppia fortunata. Speriamo che vada avanti così. Non lo so, se qualche volta penso anche i bambini ricevono serenità da, no, dai genitori se sono sereni. Noi siamo abbastanza tranquilli, quindi speriamo che vada così. Se poi quel giorno si sveglierà e si lamenterà, va bene. E ve lo dirà. Guarda, mamma momento, e papà, guarda. Siete due palle, ragazzi. Due palle, no, che noia. Niente. Niente, non piange, non fa niente. Guarda qui, guarda. Pacifica. C'è una domanda per Lorenzo. Dice, tutto questo bisogna farlo prima di partire per l'Australia? Per tutti i lavori che si vogliono fare, anche con semplice work holiday visa, o per uno specifico settore con un progetto più a lungo termine? Per tutte e due. Il working holiday visa in effetti c'ha una limitazione temporale, quindi utilizzare i primi 2 mesi per capire che si vuole fare negli altri 4 probabilmente non è il migliore degli utilizzi. È come arrivare alla festa dopo la torta, in effetti, se continuiamo con l'analogia della festa, o comunque quando le candeline sono già accese. Quindi no, io cercherei di fare quanta più ricerca possibile, non solo, arrivati qui uno poi è preso da altre cose, trovarsi un posto dove stare, trovare le persone con cui parlare, sperabilmente divertirsi, andare al mare, quindi se uno riesce a farle prima in realtà tanto di guadagnato sicuramente. Lorenzo, quindi sarebbe opportuno per chi ha l'idea dell'Australia ma anche di un altro posto, e può lavorare anche se per poco in Italia, diciamo, mettere da parte un po' di soldi per garantirsi poi quando arriva fuori all'estero di avere diciamo un po' di ossigeno per poter sì lavorare pure, che è importante trovarsi il lavoro per pagarsi le spese eccetera, ma anche giustamente prendere contatti per il futuro, sì. E per farsi anche la cosiddetta vacanza. È un investimento inizialmente, il che vuol dire che bisogna metterci del tempo, bisogna metterci un po' di, sì, anche di soldi, insomma, per fare delle attività, quindi avere un piano prima di partire è probabilmente il migliore approccio. E qui mi dice, Ennio mi scrive, dalla provincia di Bolzano, ragazzi, ciao, incredibile, salutiamo. Sulle 2 di notte, e lo scrive pure, sulle 2 di notte. Non ha sonno Ennio, evidentemente. Ma in termini quantificativi, quanto bisognerebbe, con quanti soldi bisognerebbe arrivare in Australia per essere sicuri? Questo come la domanda. Questo dipende dallo stile di vita che uno vuole avere. La cosa più facile che io suggerisco è farsi un giro su un sito dove si vedono i costi degli affitti delle case, così uno comincia a vedere quale casa vuole e quanto costa. Poi si fa un giro sui siti di annunci lavori e vede quali sono gli stipendi medi per quel tipo di categoria. E poi fare il paragone degli stessi parametri in Italia, perché ci sono dei parametri che funzionano bene, sì, insomma, si allineano bene, ci sono altri che sono follia. Se penso al costo degli asili nido, Ingrid, qui sì. Io e te ne sappiamo qualcosa, è terribile. Non è inusitato in Australia pagare $170 al giorno per un asilo nido, al giorno. Quando lo dico ai miei amici e familiari in Italia, dicono, ma forse intendi a settimana? No, al giorno. Lo so anch'io sta cosa. Quindi bisogna studiarsi quali bisogni uno deve aver sicuramente coperti in Australia, quali sono le cose che magari uno può lasciare andare, e poi metterci un prezzo. Anche per gli affitti, non è che, insomma, la zona di Sydney è abbastanza cara come affitti. La zona di Sydney è abbastanza cara, ci sono molte differenze tra quartiere e quartiere, però magari uno viene e dice, ma a me non interessa Sydney, voglio dire, vado una settimana al mare, ma a me interessa l'outback, voglio vedere il deserto, voglio vedere l'Australia rurale, è tutto un altro discorso, sia dal punto di vista dell'impiego che degli affitti, che delle spese quotidiane, l'acquisto della macchina, del camper, di quello che sia in mezzo, tutte cose bisogna... Sai Lorenzo, mi intrometto anche io, mia moglie mi ha chiesto, ma... i soldi sono uguali all'Italia? Io gli ho fatto questo esempio, io non fumo, io ho detto, sai, un pacchetto di sigarette io l'ho visto pagare $44, quindi penso un po', in Italia se un pacchetto di sigarette costasse 30 euro
cioè andremmo in bancarotta subito, cioè la maggior parte delle persone, quindi quando poi tanti anni fa in Australia le sigarette usavano molto vedo dell'Italia, sì, perché le portavano i parenti che tornavano in Italia li portavano come regalo. No, ma proprio costavano poco, poi le tasse fa male, il fumo fa male, quindi io non fumo, quindi però la benzina costa meno di un euro al litro, sì, sì, quindi per quello bisogna capire esattamente uno quello che vuole. Abita in centro perché non vuole la macchina, abita fuori ma poi prende la macchina, quale macchina? Certo. Le macchine europee costano cifre folli, sì, solo perché sono europee. Le macchine, i trasporti pubblici Francesca, costano. Lei non dice da dove chiama, penso da fuori, dice poi la comparazione tra le città, le maggiori città australiane, è anche questa da fare oppure sono simili? La mia esperienza è Melbourne, Sydney e Canberra, non ho mai vissuto quindi in Melbourne, Sydney, facciamo in base alla tua esperienza. Allora, tornando al discorso dell'aver presente i trends che stanno formando la società, questo è un discorso più ampio, si parla della grande Australia, della piccola Australia, dipendendo da quanti immigrati verranno ammessi nel paese nei prossimi 10 anni, questo cambierà la faccia delle città. Probabilmente sulla base dei dati che abbiamo oggi, Melbourne sarà la più grande città, pare che sia lanciata per diventare più grande di Sydney. E quindi ci sono delle politiche abitative diverse, c'è un piano infrastrutture diverse, si creeranno dei lavori diversi. Quindi, di nuovo, bisogna sapere esattamente quello che uno vuole. Personalmente si dice che, cioè personalmente, si dice di solito che Sydney è una città più asiatica e Melbourne ha un sapore un po' più europeo. In un senso è vero, questo sta cambiando, Melbourne sta crescendo più velocemente di Sydney. Quindi c'è questa city che sembra un po' più newyorkese, si sta allargando in diametro, e sta cambiando molto, tutta la strada sta cambiando molto. E per esempio mancano cose che in Italia è dato di fatto, quello che noi chiamiamo le frecce rosse, le frecce rosse, i trasporti tra città e città, si va sempre in aereo, non c'è un treno vero. Ci sono dei treni qua che sembrano tipo i treni degli anni 80 in Italia, probabilmente. Ma le stanze sono pure diverse. Le stanze sono diverse, però probabilmente non c'è abbastanza persone per mettere un servizio veloce tra le grandi città. Comunque, velocemente, come alternative alle grandi città, negli ultimi giorni si è parlato anche dei territori del nord, perché sembrerebbe che ci saranno delle legislazioni un pochino diverse per i visti lavorativi. Sarà più semplice ottenere la residenza permanente nei territori del nord. Quindi chi fosse interessato, perché chiaramente loro vogliono ripopolare, vogliono attirare lavoratori qualificati lì in quella zona, perché è chiaramente la zona dove vanno di meno rispetto a tutti gli altri, chiariamo subito, stati. Non c'è solo il deserto. Non c'è solo il deserto, ma ci sono anche tanti ragazzi italiani che lavorano là, che ho conosciuto, e adesso loro abbrevieranno i tempi per la residenza permanente e faciliteranno alcuni visti lavorativi, quindi quella là può essere una buona opzione se uno vuole restare qui in Australia, perché sacrifica, fra virgolette, perché poi comunque c'è gente che ci vive bene, degli anni per stare lì, però può ottenere appunto il percorso per la residenza e per restare qui. Andiamo un'altra pausa musicale e poi dopo ritorno.